Sono iniziati questa mattina nel Palazzo di Giustizia dell'Aquila gli interrogatori delle 35 persone coinvolte nell'inchiesta L'importante è partecipare. A sfilare per primo davanti al GIP Giuseppe Romano Gargarella è stato Lionello Piccinini, geometra del segretariato MIBACT, per cui sono stati disposti i domiciliari. Piccinini, accompagnato dal suo legale l'avvocato Marco De Paulis, si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma verrà chiesto, ha spiegato l'avvocato, un incontro successivo con il PM e l'accesso soprattutto a tutta la documentazione. Ovviamente l'avvocato De Paulis rigetta le accuse mosse al suo assistito. Stessa linea per l'avvocato Bafile, che difende Berardino Di Vincenzo, consulente della Regione Abruzzo e in passato funzionario del Ministero, ora in pensione. L'avvocato Bafile ha parlato di anni e anni di onesta professione del Di Vincenzo e relativamente all'inchiesta, che coinvolge anche i suoi due figli, architetti, ha spiegato che uno dei due ha già risposto ai giudici per ben 6 ore relativamente all'inchiesta madre, quella cioè su Palazzo Cenci. L'inchiesta in questione, infatti, è solo una costola che deriva dalla principale. Nei confronti dei 35 soggetti coinvolti, pesanti le accuse: concorso in corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, turbata libertà degli incanti, falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, falsità ideologica, soppressione, distruzione e occultamento di atti veri. Secondo gli inquirenti, le aziende si garantivano i lavori praticando ribassi cospicui e ottenendo poi compensazione attraverso il riconoscimento di varianti in corso d'opera. Il compenso per i funzionari si sarebbe concretizzato poi attraverso l'affidamento di incarichi a figli, parenti ed amici. Abbiamo avuto accesso a tutta la documentazione, anche perché ancora non finiscono di depositare tutti i documenti sequestrati presso il MIBAC. Poi ci sarà un'attenta analisi di tutte le carte e faremo emergere la correttezza di tutte le procedure e di tutto quello che è stato fatto dal mio assistito. Insomma, in questa fase non abbiamo avuto la possibilità di dare chiarimenti e di rispondere, poi ci siamo riservati la possibilità di chiedere poi al PM un eventuale interrogatorio e dare le indicazioni sulla base di quello che è l'analisi pure dei documenti. Ovviamente si trova in una situazione, voglio dire, particolare, tenuto conto che lui viene attinto da misure cautelari e da procedimento penale allorquando sta in pensione, dopo aver gestito per tanti anni tutte le attività o comunque quelle che competevano ai suoi specifici incarichi. È chiaro che oltre, diciamo così, la sorpresa del procedimento penale, c'è anche il dispiacere di aver operato bene per tanti anni e poi alla fine incorrere in una questione di questo tipo.